Scorci d'altri tempi, quando al posto delle automobili c'erano i cavalli, quando al posto del cemento c'erano solo prati verdi, in un Veneto di 150 anni fa. Tra conferme, sorprese e nostalgia in seppia o bianco e nero, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta ospita la mostra Veneto, fotografie tra 800 e 900 nelle collezioni dei fratelli Alinari. Circa 200 tra fotografie vere e proprie, daguerreotipi, collotipie, album, lastre di vetro e carte de visite che esplorano letteralmente il paesaggio architettonico e naturalistico del nostro territorio tra Risorgimento e Belle Époque. Questa mostra ha dato l'occasione di esplorare ed estrarre dal grande archivio Alinari una serie di immagini, in gran parte anche inedite, nuove, meno anche magari spettacolari delle solite fotografie di Venezia. Ogni fotografia o piccolo gruppo potrebbe dare anche la possibilità di fare una lunga lezione sulla fotografia. Una Venezia con gondole coperte, la campagna trevigiana con le case coloniche, una piazza Duomo a Padova con un bel prato d'erba, Dolomiti incontaminate. Immagini di una volta appunto, luoghi ormai scomparsi dalla realtà, così lontani da diventare surreali, ma cristallizzati negli istanti eterni di un obiettivo. Ma l'eccellente mostra di Piazzola non è solo un'occasione per riprendere contatto visivo con una terra ormai scomparsa, è anche un piccolo viaggio attraverso la nascita e lo sviluppo della fotografia nord-est, che diede i natali non solo a grandi fotografi, ma che ospitò anche un fiorente commercio di immagini. Il Veneto sa far leggere la sua storia, i suoi monumenti, ma anche i suoi mestieri, i suoi paesaggi e il lavoro degli uomini attraverso una straordinaria serie di immagini.